Il primo pensiero. E ciao a tutti ragazzi, qui Endergal che parla, c'è un maledetto mostro. E oggi siamo tornati su Terraria, mi ha rovinato la intro sto maledetto. Allora oggi dobbiamo ritornare nel bioma rosso, il Cremite ragazzi, perché ci servono i cuori che si trovano in quel bioma e che dobbiamo rompere con un martello che io furbamente ho. E così possono cadere i meteoriti. Possono cadere i meteoriti, possono arrivare i goblin, che questo però non è che sia proprio tanto bello, ma vabbè, dettagli. E in più, con i meteoriti possiamo farci anche armi e armature, in questa maniera possiamo battere l'occhio di Cthulhu, perché sì, dopo il meteorite batteremo l'occhio di Cthulhu. Allora, a parte che prima mi è partita una pozione e sono ritornato a casa, vabbè, dettagli. Qua ragazzi ho anche messo fra i preferiti il piccone, spada, torce, che in realtà sono bastoncini e robe varie. Per il semplice motivo che almeno così non le butto per errore, perché sinceramente mi dispiacerebbe un po'. Comunque io devo iniziare tutti i miei santissimi video che sono di notte, anche su Minecraft, ecco. Che e niente, continuiamo verso il nostro cammino, ragazzi. Oppla! Oppla! Oh, che bellino che sono con l'ombrello, eh! Sono alla moda. Tra l'altro sono mettono tipo delle mini ali dietro. Dietro non so perché l'armatura in cactus sia così, ma vabbè. Allora, quali sti alberi? Io nel mio mondo non ce li ho fatti così, io ce li ho senza niente, senza le foglie, non so perché, però vabbè. Prima di entrare nel crimson, nel cremisi, nel tutto quanto, preferibilmente se non ho la vita piena, ecco, beviamoci una pozione, va là. No, stellina mia! Sì. Quanti ne ho? 5? Ora mi faccio un cristallo di mana, stai scherzando? Ta-da! Ah, molto meglio. Ah, sì, qua me lo ricordo. Ah, posso esplorare questa? Questa non me la ricordavo ci fosse, devo metterlo. Vabbè, usiamo questa. Ah, vabbè, si ricollega. Ma cos'è? No, maledetto! Devo ammettere che non mi era mai capitata la stessa caverna. C'è due caverne che si incontravano del Cremisi, però. Perché di caverne che si incontravano ne ho trovate. Il problema è che caverne che si incontrano nel Cremisi proprio mi è nuovo. Mi spieghi perché ti giri i picchi dall'altro lato? Se io sto puntando verso il ragno? Gioco? Me lo spieghi? Devo rifarmi tutto quanto. Oh, posso farmi un'altra stella di umana. Almeno questo. Yeah. Tra l'altro noi abbiamo ancora trovato un'arma magica, ragazzi. Almeno il basso giro con la scintilla. No, non l'abbiamo ancora trovato noi. Peccato. Bensì, no, in realtà è abbastanza raro. Abbastanza per modo di dire, in realtà, perché poi alla fine neanche troppo. Sì, mi ha dato 20 di vita. Non abbiamo neanche trovato un cristallo di mana, ma sto mondo è sfigato come non so che cosa, No, stellina, ok. Ogni volta ho paura che diventi l'alba e scompare la stellina. Sì, perché voi non avete idea di quante volte io sto camminando così, c'è una stellina, dico, ah sì, la stella, diventa l'alba e scompare. Sì, questo mi è capitato principalmente su mobile. Sperare su mobile mi capita in continuo. Ma perché uno è più grande dell'altro ed è più veloce? Non ha senso. No, no, no. Morici. Oh mio Dio, le mie cuffie hanno fatto un rumore strano perché ho toccato il cavo. Non dovevo farlo. È schifo. È schifo. Oh, ok. Freccia. Mia. Frecce mie. Tutte mie. Tra l'altro, beh. Almeno magari passa anche la notte, perché sai com'è, sarebbe bello che passasse la notte. Dettagli. Ma quanti soldi ho? Madonna, tantissimi. Avevo un oro prima di morire. Ah, vabbè, dettagli. Che bello l'effetto che sembra che la neve cada sul pavimento. Non l'avevo mai notato. Vabbè. Uccidiamo questo. Se te ne vai ti lascio stare. Allora però te la sei cercata, caro mio. Non mi ha dato neanche 20 di vita. Mi spiegate perché quando io ho il mio personaggio in hard mode, quindi a modalità difficile, 20 di vita me lo danno sempre?
Haha, cadi. Vabbè, non lo so. Ui, ma perché poi posso fare così con la stella in mano? Beh, per quale motivo? Non ha senso. Ho ritrovato il mio oro. Non so se bermi una pozione a sto punto. Eccolo. Teniamoli parecchio lontani. Facciamo così, teniamoli lontani. Muori male. Muori, eh. Muori, per favore, muori. Perché c'è qualcuno dietro di te che è anche più pericoloso. E scompari? Scompari? Gli ho toccato una zampa a sto ragno e non è morto. Beh. Vertebre, perfetto. Bruttissimo da dire che ho trovato delle vertebre, però. Poi i ragni non credo abbiano le vertebre. No, infatti. I ragni non hanno, sono i vertebrati. Giusto. E quindi no, non ha senso che io trovi delle vertebre. A meno che non siano umane. Che farebbe schifo. Però penso che anche pochi provino ad andare qua. Crema era una volta. C'era una statua che serve. Tanto. No, scherzo, le statue servono a qualcosa. Il problema è che devi trovare la meccanica che ti dà i casi, se no non ci fai niente. No, vade retro subito. Bravo, bravo, vedo che hai capito. Un corno. Perché non c'è saltata. Cioè, non c'è spawnata la corruzione? La corruzione, ragazzi, vuol dire che ma è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Per il semplice motivo che qua c'è un cristallo di vita e quindi il cristallo di vita è meglio. Io non so dove sto andando. E forse è meglio addirittura se torniamo a casa. Qua c'è luce. Shh, ragazzi, non ci ho pensato. Qua c'è luce e vedo anche due cuori. Il becchino indolente, ma mannaggia te. Un meteorite atterrato! Sì! Meteorite atterrato! Lana del panico. Aumenta la velocità e il montinello è buonissima questa, prendiamo. E poi il becchino. Ma è solo meno veloce, dai. Se ne frega. C'era un cristallo, maledizione, là. Torneremo a prenderlo, ma prima voglio sapere dov'è il meteorite. Un corno, dov'è il meteorite? No, aspetta. No, scherzo. Perché il dov'è il meteorite non ci serve a niente. Ragazzi miei, aspetta, perché io non ho, scusate, cristallo umana, ecco. Io non ho il piccone d'oro che può rompere il meteorite, quindi torniamo qua, ma qua non c'è oro, però vedo qualche via. Peccato che non ho torce, però dovrei avere del gel, quindi no, la stella in bottiglia anche no. Ecco, ok, 45 basta. Io ho sempre problemi con le torce, ma vabbè, le odio profondamente. Dai, ti ho solo dato una spadata e tutti i giri, come hai fatto a accorgertene? Cioè, ti ho spadato, vabbè, dettagli. Ah, cos'è che fa il luce? Ah, perché prendo la torcia. Era questa? No, è quella dopo. Oh, quella dopo da noi. Salta. E risalta. Tac. Ok, si va a comandare. Dovrebbe essere dietro questa collina molto strana, se devo essere sincero. Ma vabbè. Aspetta che ci dà, ecco appunto il viticcio, quindi. Ottimo. Oh, che carina la collanina, col pulicino. Voglio anche. Ah, cavolo, non ho visto prima quando ho preso un colpo cosa è successo. A me. Perché non mi ricordo se dà un effetto o semplicemente ti aumenta la velocità. Un effetto nel senso tipo di quando bevi una pozione. Pozione non di cura, perché quello è un effetto negativo, però. E noi non li vogliamo, gli effetti negativi, vero? Gioco.
Sì, vero, il problema è che io devo fare un po' di piattaforma. Facciamo il legno boreale, perché il legno boreale è bello. E su punto andiamo qua, che è un po' più profondo, e magari troviamo qualcosa, anche se sale. Oddio. Che bello, non mi sono fatto niente. Oh, il deserto. No, qua non c'è niente, no! Disastro! Adesso devo salire. Se qualcuno ha mai Terraria sul telefono, mi può dire una cosa? Ma il deserto c'è o non c'è? Perché io non l'ho trovato ancora il deserto. Voglio capire se è il deserto spawna o non spawna a questo punto, perché cosa fai? Vai dal verme che è sott'acqua, non si sa come, non annega, cioè. Allora, ragazzi, voi non lo sapete perché non vedete la mia faccia, ma io sto morendo dal caldo, sono tipo una fontana, quella delle piazze, perché insomma con sto caldo io ho delle cuffie che funzionano un po' come perché sento la pioggia. Oh no, sono un terra demoniaco, perché? Cioè, perché qui non mi serve a nulla, non c'è oro, non c'è... Ah, ecco, panico, velocità di movimento aumentata, bene. Ecco, questo è l'effetto di cui vi parlavo. Tanto anche aumentata la velocità. Mamma mia, sono Usain Bolt. Bello. Appunto, parlando di Usain Bolt, se trovassi gli stivali di Hermes, teoricamente potremmo diventare Usain Bolt in futuro proprio. Però ecco, insomma, no, il piranha maledetto Mari. Ovviamente dropparmi un uncino, ma anche per morte e morire, perché insomma è Ale, vogliamo dargli un uncino, ma no, ma dai, su, sta solo facendo una serie di video dove deve andare, cercare di andare avanti anche il più velocemente possibile, perché sennò fa schifo la serie. Dai, toppila, ti prego, muori. Là c'è il bioma del granito, che cercherei anche di evitare. No, però evitare sì, no, perché dentro ci sono mostri. Vabbè, dai, ve lo faccio vedere per il bene del video. Perché non ti arrampichi? Oh, allora sei posta. Ah, ok. Qualcosa. Guardate che fortuna pazzesca. Guardate. Se io. Vabbè, ma tu sei andato a scavarti la torcia. Vabbè, un genio questo. Se io. Sì, c'è una bolla d'aria e io posso prendermi il platino. Platino, che ovviamente io non posso prendere il platino e farmi le monete di platino. Sarebbe comunque una cosa che sarebbe molto bella, però vabbè, non avrebbe senso, perché sennò le monete di platino sarebbero la valuta più grande del gioco, quindi i soldi più soldi. No, non avrebbe senso. Allora, cerchiamo di rompere il granito, che col granito però io non posso farci niente, quindi sì, non posso farmi il piccone. Vabbè, peccato. Tanto che è duro, tra l'altro, il granito. Sto mettendo un sacco a distruggere. Sapete cosa? Vi faccio vedere anche dopo l'elementale del granito. Ecco, ottimo. Quello che non doveva arrivare è arrivato. Faccio vedere adesso anche il mio mondo. Un attimo che voglio vedere qua se riesco ad andare un po' più in profondità. Ho molta paura. Paura di... praticamente, ah no, ok, avevo paura praticamente di trovarmi all'improvviso in una caduta nel vuoto e farmi male, molto male. E guarda come cade l'acqua, ma che roba, velocissima. Ehi, sono anche troppe ragnatele qui. Oh, non dirmelo. No, ok, sono solo una casualità, peccato. Vabbè, qua sta, l'acqua sta scorrendo. Vabbè, sempre da dire. Allora. Cioè, ragazzi, la fortuna. Cioè, meno male che praticamente mi ha buttato nell'acqua. Cioè, sennò io ero morto.
per farvi capire. Non prima anche un po' di questo, che... Sì, la pozione civetta, ragazzi, ma che fortuna! Se ci vede che non so. Aspetta. Grazie. Facciamo. Sì. Oh, che bello. Come si vede bene. Sì, voi probabilmente non stavate vedendo molto. Ora teoricamente dovreste vedere molto di più. Bombe. Bombe le prendo volentieri. Al posto del granito, che proprio guarda. Il granito è l'ultima cosa che mi interessa avere come blocchi, guarda. Uisha! Una casetta del granito? Ma manco per morire. Ah! Non va bene così. Allora, esploriamo qua sopra un attimo. Tanto non ci sarà, appunto, l'ho detto io, non ci sarà niente. Tanto posso uscire anche ora e tanto mi ritrovo a casa. No problema. Per quanto dobbiamo ancora farci il telaio, dobbiamo farci il letto. Non l'abbiamo ancora fatto. Mi sembra di no, però chi se la frega. Ok, qui abbiamo Ale. E primo mondo, vi faccio vedere un po'. Questa è la mia situazione attuale. Ho eruzione solare, che teoricamente qua sopra dovreste vedere... E il contatore di danni al secondo. E guardate. Guardate i danni, sono pochissimi. Li vedo anch'io per quanto io ho un timer sopra, ma vabbè, riesco a vederli anch'io. Ecco, cioè, sono tanti. Poi abbiamo il battitore vortice. Perché ha così poche munizioni? Da 3000 è sceso a 1000? Uscendo e rientrando? Che è successo alle mie munizioni? Ah ecco, ne ho 99 qui, perché sono qui? 2000, vabbè, non 3000, mi sbagliato. Vabbè, non ve lo faccio vedere, sennò... Ah sì, altre qua. Oh, 3000, ve lo faccio vedere allora, vabbè. Guardate. Cioè, io tanto ero 3000... Boh, se avete visto, ho sparato tantissime munizioni, ne ho usate pochissime. Per chi non è esperto di Terraria, è inutile che dice hacker, cheater, tranquilli, è soltanto che ha il 66% di non consumare munizioni. Poi abbiamo il draghetto, lui. Così non fa molta paura, sembra anche stupido, ma credetemi che se attacca un avversario, ecco, il povero manichino, credetemi che è stato distrutto e quando incontra un mostro impazzisce del tutto. Poi abbiamo esplosione nebulosa che fa tipo questo, molto impreciso. Ma credetemi che ho visto dei critici da 1000 di danno. Poi abbiamo Alba. Alba è una lancia infinita. E più tu ne lanci, più il danno da fuoco aumenta fino a 200. Poi abbiamo tifone tagliente. Ecco qua. Fa questo. Ed è cercante. E poi abbiamo il bastone del leader del gelo. Questo l'ho trovato di fortuna mentre uccidevo mostri nel ghiaccio. Mi ha dato la chiave. Sono troppo fortunato. Poi ho una chitarra Rush. Sì, vabbè, non so cosa c'entra. Qualcuno può notare che ho ucciso il duca pesce drago, ma chi se ne frega. E ho ucciso anche le torri celestiali. Che vabbè, fin qua penso l'avevate già capito perché avevo le armi delle torri celestiali. Dovrebbe esserci qua. Ecco, sconfiggere 4 torri celestiali e anche il cultista lunatico. Va bene ragazzi, io direi però perché... che per questo video è tutto. Da qui andrà tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!